Mio padre è cresciuto in una riserva indiana, nel Sud Dakota. È un posto con pochi alberi e ancora meno persone, ed il suo sviluppo è stato scarso da quando il luogo venne insediato, molti, molti anni fa. La gente vive in gruppi di case costruite dal governo e l'unico posto per fare acquisti o vedere un film è quasi a 2 ore di distanza. Fa caldo in estate, freddo in inverno ed a volte il vento soffia per giorni senza dare alcuna tregua. Anche oggi è davvero difficile vivere in quel posto. Ci si aiuta vicendevolmente. Famiglia, amici e conoscenti. La nonna di mio padre morì quando lui era molto giovane, ma nonostante ciò lui ha sempre conservato un ricordo particolarmente vivido di lei. Era inverno, un inverno come tanti altri alla riserva. Mio padre e sua nonna erano a casa, il sole era già tramontato. Mentre lei cucinava, lui si divertiva a giocare con un mazzo di carte nella stanza principale. Aveva da poco compiuto 6 anni. Quando mi raccontò questa storia, mi disse che riusciva ancora a sentire l'odore del cibo che sua nonna stava preparando quella sera. I suoi genitori, il nonno e le due sorelle più grandi, avevano fatto un giro a Rapid City per acquistare provviste prima che arrivassero le prime grandi tempeste, quindi erano solo loro due. Continuò a giocare con quelle carte fino a quando non perse la cognizione del tempo e fuori divenne buio pesto. Ad un certo punto bussarono alla porta. Non un colpo forte come quelli della polizia, né il colpetto amichevole di un vicino che necessita di qualcosa in prestito. Tre tocchi, lenti ed apparentemente delicati. Ovviamente mio padre pensò che la sua famiglia fosse tornata, quindi si avvicinò alla porta per farli entrare. Prima che avesse la possibilità di aprire, la sua fragile ed anziana nonna lo afferrò per un braccio e lo tirò via come se fosse una bambola di pezza. Non aprire mai la porta a chi bussa di notte, gli disse, coprendogli la bocca in modo che non potesse dire nulla. Poteva sentire il suo braccio tremare, non bussarono più, ma mio padre continuò ad avere la sensazione che ci fosse qualcuno di familiare in piedi dall'altra parte della porta, in attesa che qualcuno lo lasciasse entrare. Quando finalmente sua nonna lo lasciò andare, le chiese perché l'avesse fermato. Con le lacrime agli occhi e con la voce rotta, lei gli rispose: "A volte i morti cercano di tornare a casa, un'ultima volta." La sua famiglia non tornò a casa quella notte, non essendoci alcuna linea telefonica, non poterono neppure chiamare. Quando tornarono, il giorno seguente, mio padre apprese che suo nonno era morto di infarto durante il viaggio. Non disse mai nulla sui colpi alla porta e nemmeno sua nonna. Si comportarono come se nulla fosse accaduto, ma nelle settimane seguenti sua nonna non fu più la stessa e seguì suo marito nella tomba pochi mesi dopo. Passarono parecchi anni quando mio padre si ritrovò di nuovo da solo in casa durante una tempesta invernale particolarmente violenta. Fuori il vento ululava ed il resto della sua famiglia si trovava a miglia di distanza. Erano andati in città quella mattina e non sarebbero stati in grado di tornare fino a quando la tempesta non si fosse placata e le strade fossero state sgombrate. Ad un certo punto vi fu anche un blackout e l'unica luce rimasta proveniva dal fuoco acceso. La parte peggiore della tempesta durò alcune ore, ma alla fine il vento si placò e le finestre smisero di vibrare. Poi, come tanti anni prima, qualcuno bussò alla porta. Lo stesso suonò di allora. Mio padre per qualche motivo si ritrovò come attirato verso l'entrata, come se una forza misteriosa lo spingesse ad aprirla. Fu solo quando sentì il freddo alito proveniente da sotto la porta infierire sui suoi piedi nudi che si fermò. Chiamò fuori, chiedendo chi c'era. "Sono io", arrivò una voce dall'altra parte. "Lasciami entrare, fa freddo qui." Riconobbe la voce, era quella di sua sorella maggiore. La mano si strinse sulla maniglia della porta quando le parole di sua nonna gli tornarono in mente, così come la sensazione della sua mano che gli afferrava il braccio. Non aprire mai la porta a chi bussa di notte. C'erano molte cose che avrebbe potuto chiedere a sua sorella in quel momento, dove fossero i suoi genitori o perché non avesse sentito il rumore della loro auto di ritorno. Avrebbe potuto anche chiederle perché avrebbe mai dovuto bussare, la porta non era chiusa a chiave. Ma non le chiese nessuna di queste cose, invece le disse di dirigersi verso la porta posteriore e che da lì l'avrebbe fatta entrare, prima che potesse dire qualcos'altro. Addirittura prima che potesse pensare altro, sentì bussare alla porta sul retro, come se fosse stata lì tutto il tempo. Mio padre non aprì la porta e trascorse il resto della notte rannicchiato sul pavimento. La sua famiglia aveva cercato di tornare a casa quella sera, ma avevano avuto un incidente a causa della neve. Suo padre si era rotto una gamba, sua sorella maggiore non era stata così fortunata, era morta sul colpo. Anche questa volta non raccontò a nessuno quello che era successo, ma ormai sapeva in cuor suo che i morti, a volte, provano a tornare a casa, così come le aveva detto sua nonna tanti anni prima. Ma mio padre non ebbe paura di ciò che sarebbe potuto accadere quella notte. Ormai è passato molto tempo da quando mi raccontò questa storia. Eppure, quando lo fece, non lo vidi spaventato, ma solamente triste. Si è sempre pentito di aver perso l'occasione di vedere sua sorella un'ultima volta. So che è per questo che ieri sera, dopo il funerale della mamma,
è voluto tornare a casa da solo ed ha chiesto che nessuno rimanesse con lui. Questa volta non ha voluto perdere quell'occasione. So che ha sentito bussare la porta, solo tre tocchi, lenti ed apparentemente delicati, esattamente come quelli che ricordava da giovane. Ma so anche che ha dimenticato qualcosa di molto, molto importante. Il terrore nella voce di sua nonna in quella fredda notte invernale ed il modo in cui lei lo trattenne con tutte le sue forze. Non aprire mai la porta a chi bussa di notte. Quando l'abbiamo trovato il giorno successivo, la porta d'ingresso era spalancata e non c'erano impronte sulla neve. A dire il vero, non c'era neppure più neve di fronte alla porta. Era stata completamente sciolta da sangue caldo, proveniente dal suo corpo dilaniato.